Scientific American osserva: ogni anno circa 30.000 americani si suicidano. Gli uomini hanno 4 volte probabilità in più delle donne di togliersi la vita. I suicidi aumentano anche con l'età, riflettendo lo stress relativo a cattiva salute e a prospettive ridotte per il futuro. I suicidi che in media hanno almeno 75 anni sono 4 volte di più rispetto agli adolescenti. Quali sono i fattori che determinano se una persona arriverà davvero a suicidarsi? 1. Mancanza di sostegno in famiglia. 2. Mancanza di sostegno comunitario. 3. Scarsa partecipazione alla religione. Un piacevole aggiornamento sulla MPOX. A distanza di pochi giorni dall'annuncio dell'OMS secondo cui il Covid-19 non è più un'emergenza globale, ovvero non è più una pandemia, ne arriva un altro altrettanto piacevole. Infatti, la MPOX, la malattia precedentemente nota come vaiolo delle scimmie, non è più un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. PHEIC. Un PHEIC è un'emergenza sanitaria a sé. È un evento insolito? Ha un impatto significativo sulla salute pubblica? Presenta un rischio di diffusione internazionale? Presenta un rischio che porta restrizioni ai viaggi internazionali? Durante una riunione del 10 maggio 2023, l'International Health Regulations Emergency Committee, Comitato di Emergenza del Regolamento Sanitario Internazionale, ha osservato che il numero di casi di MPOX è diminuito a causa della risposta globale alla malattia e che non ci sono stati cambiamenti nella gravità della malattia. Tuttavia, alcuni paesi devono ancora affrontare continue difficoltà con la MPOX. Quindi, è stato concordato che saranno messi in atto sforzi e strategie continui.